Raffaello Tonon in lacrime al GF VIP, le parole della madre. Raffaello Tonon commuove tutti al Grande Fratello VIP, la lettera della madre. Lettera per Raffaello Tonon al Grande Fratello VIP. Prima di abbandonare la La Casa, attraverso il televoto contro Luca Onestini, l'ormai ex concorrente ha potuto ascoltare la voce e le parole di sua madre. Un momento molto emozionante per il pubblico di Canale 5 e per gli altri suoi compagni, nel vederlo in lacrime. Inizialmente è stato mostrato un video riguardante alcuni momenti in cui Raffaello rilasciava confidenze riguardanti il grande legame che ha con la mamma. La produzione non poteva non regalare questa grande emozione a Tonon, il quale ha ammesso di avere avuto al suo fianco sempre e solo sua madre. Quest'ultima ha scelto di esporsi inviando al figlio una lettera. Le parole della donna sono riuscite a commuovere tutti. La mamma di Tonon non ha speso moltissime parole, ma con quelle poche frasi ha colpito tutti. Tra le lacrime, ancora una volta, Raffaello ha raccontato il ruolo speciale che riveste sua madre nella sua vita. Grande Fratello VIP, Raffaello Tonon in lacrime per sua madre. È l'unica figura familiare di riferimento che abbia avuto, ha spiegato Raffaello riferendosi alla madre. Quest'ultima non ha potuto fare a meno di dare il suo sostegno al figlio, scrivendo una lettera. Raffi, come sono solita chiamarti. Che è voluto il Grande Fratello per vederti tutti i giorni. In questo gioco stai facendo un percorso nel modo ironico che ti appartiene e ti stai divertendo, ha continuato la madre di Tonon. Non ti sto annoiando? Stai forse pensando per fortuna di mamma c'è che è una sola? Infine, la donna si lascia andare. Allora io dico, per fortuna di Raffaello ce n'è uno solo, ed è molto molto amato. Tu sai cosa sei per me. Tantissimi baci, mamma. Anzi, come piace tanto a te, tua madre. Raffaello Tonon nell'amicizia con Luca Onestini al GF VIP. Bel momento questo dedicato a Tonon, il quale si è lasciato andare a delle dichiarazioni emozionanti. Il conduttore radiofonico ha rivelato di non avere mai avuto un bel rapporto con il padre e di aver preso tante mazzate nella vita. A regalare a Raffaello una grande forza ci ha pensato Luca Onestini. I due hanno instaurato una grande amicizia, che piace molto al pubblico.